Buongiorno, sono le quasi 7 del mattino sul solito sterrato a portare fuori pelosi che ormai conosco ogni pietra di questo sterrato, veramente non ce la faccio più. E più tardi ti porto da Free Road a vedere che sta succedendo al mio caro Mork. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, c'è qualcosa che si trasforma e anche oggi andiamo a vedere un attimo cosa succede. La stessa routine che ho da diversi mesi: sveglia, pelosi, cafferino, dai da mangiare pelosi, raccolgo le mie cianfrusaglie, prendo l'autobus, arrivo a Rovereto, guardo le cose, faccio i video, poi prendo l'autobus, torno a casa, mangio, guardo un film e vado a dormire. Vabbè, c'è anche qualcosina di più, però questa è la vita sedentaria di un viaggiatore. Da una parte non la faccio più a stare fermo, dall'altra parte però anche il periodo non è proprio dei più consigliati per viaggiare. Non abbiamo fatto nessun piano di viaggio se non appena finito i lavori andare in Bulgaria per due questioni: una è la questione omologazione, quindi mettere tutto a libretto, ho già dato tutti i dati alla compagnia che farà questo lavoro, e il secondo, in Bulgaria sono entrate delle nuove leggi europee, insomma quando possono fregare un po' di soldi lo fanno, per cui tutte le vetture in Bulgaria devono passare un test alla motorizzazione e viene rilasciato un adesivo per il vetro, una tantum che indica la classe di appartenenza del veicolo, classe di inquinamento, per cui tutti in motorizzazione. Vabbè, quindi dovrò andare anche per questo motivo. Devo capire un attimo poi, tra quando sarà pronto il mezzo, come saranno le varie normative a livello dei vari paesi che dovremo passare. Non sappiamo magari se passare dalla Croazia, Serbia, Bulgaria, oppure fare il giro dalla Grecia, per cui Italia verso Ancona ad esempio, il ferry fino a Egumenitsa e poi si sale verso la Grecia. Vediamo un attimo qual è il male minore. Vabbè. Fa un freddo e sti due bastardi ultimamente stanno prendendo l'abitudine di andare sempre più in alto nella montagna. Ogni tanto ci sono dei cerbiatti e questi due pazzi cercano di inseguire il cerbiatto. Ehi! Eccoli là, arrivano, li vedo. Vieni qua! Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Dov'è Ziggy? Dov'è Ziggy? Dove Ziggy? Dove Ziggy? Ciao! Ciao! Veloce, veloce! Andiamo! Dove sei stato? Dove sei stato? Dove sei stato? Andiamo a casa a fare la pappa. Sempre più lontano sti pelosi, anche fin sopra la salita. Poi la roba di Ziggy, che delle volte è successo che non si trovava, noi disperati, e poi tranquillo arriva ta, 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 nella sua camminata in nonchalance, tranquillo proprio. Devo dire, ehi, bella raga, stavate aspettando. Oh, vabbè. Eccoci usciti di casa, sono le 8:20, no, 8:30, scendo giù verso la statale dove passa la corriera che mi porta a Rovereto come tutti i giorni. Il sole è uscito, sarà un'altra bella giornata,
vediamo, sono curioso di vedere se ci sono degli upgrade che sono usciti ieri nel tardo pomeriggio dopo che me ne sono andato, penso proprio di sì. È abbastanza interessante vedere crescere il camper pezzo dopo pezzo, comunque è interessante anche essere lì durante la fase di realizzazione, per cui vediamo se si riesce ad avere un camper perfetto. Alla fermata dell'autobus io c'ho il mio bel tesserino lavoratore, ma che faccio, non mi ci stava la barba nella fotografia, così non spendo un botto di soldi andare ogni giorno a Rovereto. Dobro utro. Quella è la nuova rifinitura. Che bella. Lì sotto, su quella parte di legno che verrà coperta con la moquette, andrà la slitta per la tendina. E anche una luce, vero? Esatto. Una o due? Boh, non lo so. Domanda e risposta. O avere. La notizia di oggi che mi ha detto Gosh è che c'ho il legno stressato. Cosa succede? Però è una cosa interessante. Praticamente quando ho portato il legname per far incollare la formica, lì dipende, chiaramente non è stata una lavorazione industriale, è stata una lavorazione su una pressa normale di un falegname. Praticamente mettendo la colla e poi la formica, il legno si è, diciamo, ristretto. Una volta tagliato, poi ha rilasciato, ovvero fa una leggera imbarcatura, soprattutto perché questo legno non è neanche spessissimo, ricordiamoci che sono 10 mm più 1,09 e 1,09 di formica da ogni lato. Chiaramente si risolve perché basta comunque poi costruire la struttura e quindi risulterà dritto, è un grosso problema. Quindi questo, c'è ancora la plastica sopra, ma è il colore che ho scelto della formica da un lato, mentre dall'altro lato è bianco, per cui l'interno, dove ci sarà anche una luce di cortesia, è più riflettente. Qui verrà la dinette, dove la parte sotto mettiamo l'impianto elettrico, quindi la batteria, inverter, eccetera eccetera, e poi ci sarà un secondo piano che posso usare come stivaggio, il profilo qua dove mettiamo la luce per la lettura, qui ci sarà il tavolo nautico che si può spostare in questa maniera, per cui si può lavorare lì, si può lavorare, oh, manca un sedile, beh, metteremo il vecchio sedile qua, quindi si può lavorare da tutte le tre postazioni e tutta quest'area chiaramente è libera. Ma che amore! Bacio le mani.
Allora, ho parlato un po' con Gosce e con i ragazzi, stavamo vedendo un attimo la disposizione della Linette. E come ti ho detto, passo per passo, perché bisogna comunque, sì, una struttura va bene, ma calcolare e cercare di avere un'idea nella sua totalità, per cui come poi sarà montata e finalizzata, con il tavolo, con il supporto, la gamba del tavolo nautico che non vada a sbattere contro la cucina, il posto per i cani, perché sicuramente i cani gli piacerà stare in dinette, dove mettiamo il tavolo quando andiamo in giro. Insomma, ci sono tante componenti che sicuramente bisogna cercare di immaginarsene nella totalità e non andare solo a focalizzare su quel singolo pezzo, perché poi quel singolo pezzo magari va bene, ma non va bene in relazione poi a tutto il resto. Questa è la parte che più mi stressa, perdere tempo a focalizzarmi su una cosa che magari sì, quella parte viene bellissima, fighissima, e poi e dove lo metto il tavolo, dove lo metto questo, dove metto i cani, gli devo prendere un ducato, spero di no. Per cui questa è un attimo la discussione. Adesso aspetto Fabrizio, così capisco anche con lui un attimo come andare ad agire. In più magari riuscire a sfruttare quegli spazi non sfruttabili solitamente, come ad esempio questa che era la camera d'aria della carrozzeria. Abbiamo cambiato la disposizione della tanica dell'acqua, questa è la tanica, questa era la prima idea, con la tanica in verticale, il piccolo boiler dell'Elghena dall'altra parte. Però si è capito, guarda, meglio spostare tutto di qua, in modo che anche tubi, cavi, abbiamo tutto da una parte. Questa tanica, invece di stare appoggiata a terra, verrà comunque sollevata sopra il passaruota, sotto avrò spazio di stivaggio ed è tutto. E anche sopra la tanica avrò comunque uno spazio di stivaggio per i piatti, i bicchieri, quello che serve per la cucina. E in questo modo, come vedi, in questa disposizione, questo spazio qua sarebbe vuoto e non potrei riempirlo con nulla, mentre andando a mettere la tanica sopra il passaruota vado a coprire tutto quello spazio, mi rimane lo spazio sotto, per cui è utilizzato in maniera migliore. Oggi sono mezza giornatina alla Free Road e torno a casetta, così lavoro un po' per un mio cliente, monto un po' i video per il canale, faccio qualche cosina, magno, magari faccio anche la pennichella che a una certa età ci vuole. Comunque abbiamo deciso alcune cose, soprattutto sulla parte della dinette, dello schienale, che diventerà anche un piccolo stivaggio, per cui ogni centimetro è importante in questa fase di
ancora di realizzazione e basta, poi ritorno domani mattina e poi concluderò finalmente questo video che sarà una settimana con l'Armando a guardare i lavori che sta facendo fare al suo T4, che sta diventando un'opera d'arte ormai, mezzo che ci abbiamo messo dentro un T4, manco bellissimo. Mm-hmm.